Salve a tutti, siamo qui con una nuova puntata, una nuova parte di Crysis 3 della campagna del single player e... mio Dio, non so che cosa devo fare visto che non ho munizioni. Quindi non so se avete visto la parte precedente e spero che voi l'abbiate vista. Sapete sicuramente che siamo a questo punto, abbiamo aperto il cancello, siamo solo in attesa, almeno io, di munizioni, visto che le ho finite tutte. Non so come mai finisco sempre munizioni in questo gioco. Sarà abbastanza facile, però devo dire che le munizioni scarseggiano un po'. Perché probabilmente la mia, io talmente sono nabbo che sicuramente le spreco, quindi per me è un po' difficile. Massimo munizioni, massimo munizioni, massimo munizioni, c'è tutto. Possiamo continuare la partita. Allora, l'obiettivo ci dice di andare lassù e noi ci andiamo senza esitare. Bravo. Ah, forse stiamo andando un po' di fretta perché dopo ci troviamo i nemici dietro. E facciamo più cazzata di quella che vogliamo fare. Dov'è questo nemico? Ah. Oh. Ho perfino mosso tutta questa specie di... Ma cosa sono queste musiche tristi? Ho paura che a questo punto, appena finiamo insieme la campagna, mi sa che me la rifaccio. La rifaccio magari con la modalità più difficile. Non la più difficile di tutti perché non sarò ancora in grado. Ma più difficile di questa, così me lo godo un po'. E la faccio magari in 3D. Me la gioco in 3D. Così. Perché ho visto. Ho provato a giocare in 3D e devo dire che è qualcosa di fighissimo. Perché è il videogioco più 3D di tutti. È davvero anche piacevole giocare in 3D, non come gli altri che magari. Sforza un po' gli occhi o quant'altro. No, qua invece è qualcosa di davvero figo. Cos'è? Distruggi il sistema. Con cosa? Lo distruggo il sistema. Così? No. Sì, così. Ok. Munizioni scarse, ma. Vedete, già munizioni scarse. Il massimo che possiamo farci di munizioni sarà tipo 300, non lo so. Ecco fatto, e uno è fatto. Adesso. Ah, c'era anche il C4 da. Boom, va bene, uguale. Stessa cosa, non ci interessa. Tanto ce la facciamo lo stesso, anche se abbiamo sprecato un po', giusto un po' di munizioni, ma. Ce la facciamo. Comunque qua è sempre più gente che vuole uccidermi. Però devo dire che Prophet è anche sempre più bravo. Ok. Mano a mano ce li facciamo tutti pian piano così. Tranquilli, tranquilli, arriviamo alla fine. No, che perché il ponte elevatoio? Ma perché mi alzano il ponte elevatoio? Beh, giustamente. Non vogliono che io gli distrugga. Tutto il loro arnese infernale, ma devo farlo per continuare la missione. No, c'è una torretta. Ah, anche le torrette mi sembra che le stiamo distruggendo più velocemente ultimamente, perché le prime era un qualcosa di impossibile. Devo farle con l'arco, con il dissip... No, com'è? Non è morto! Non si è dist... Perché non è esploso? Sai che non va bene con questo tipo di... Abbiamo ancora una freccia. Vai. Tu sei la mia freccia fortunata. E infatti lo è stato. Come si arriva adesso lassù? Mannaggia. Ma perché mi fanno fare tutto il giro adesso? Solo per complicare la situazione. A coloro che... No! No! Siamo morti senza sapere il perché. Perché, come vi ho detto, in questo gioco è difficilissimo capire quando si muore e quando no. Ma siamo morti a quanto pare. Poi non capisco perché io metto la corazza. Ah, perché è energia al minimo adesso.
Io metto la corazza e a volte mi scompare. Se non. Se non. Se non. Non so se non vengo ucciso, se non sto sparando, ma. Poi anche quando sparo, l'energia cala velocissima. Oh. Ok, fatto. Spero che il checkpoint ci abbia ridato le frecce. Sì, ce l'ha ridate perché io devo uccidere questa con la freccia. Se no non so come fare. Sì, ok. Freccia fortunata 2. Quando ho detto freccia fortunata prima sono morto, quindi speriamo che adesso freccia eh sì, freccia fortunata ci porti fortuna davvero. Non capisco cos'è quella cosa che ci ha ucciso prima. Quella lì, cos'è? Non ho capito se è una torretta, se è un uomo. Se è un uomo su una torretta, perché potrebbe essere tutto. Ecco, appunto, abbiamo finito. Come abbiamo finito le munizioni? Ne avevo 700. È una torretta o un uomo? Ma. Sapete cosa facciamo? Noi lanciamo una bellissima granatina. Lì. Sì, lì. Vediamo se. Sei morto? Sì, è morto. Munizioni esaurite. Come sempre, d'altronde. In questo gioco, munizioni esaurite. Però siamo arrivati appena in tempo. Per conquistarci un po' di. Ok, munizioni speciali prese, munizioni standard prese, munizioni di quello prese. Preso tutto. Vedete, 720 su 720, perché prima mi erano finite? Ma comunque sia. Da dove devo andare? Là forse c'è un altro ponte? Non levatoio? Sono buchi questi. Ah. Come si arriva ugualmente? Perché. No, no, oddio. Come facciamo ad arrivarci? Come facciamo ad arrivarci? Allora, riflettiamo. Se noi facciamo la mossa azzardatissima di. Qui non c'è nessun coso di controllo, no? No. Se noi facciamo la mossa azzardatissima. Ah, ma mi sa che è da continuare. Ma io qua ci sono già passato. Perché mi fanno ripassare? Mi fanno fare il giro 30 volte. Io qui ci sono già passato. Dove ho. Oh, vedi tu un po' di morire. Allora. Sto facendo un giro inutile. Cosa di come faccio visto che il ponte levatoio è levatoio? Allora, vediamo. Dirigiti alla sala di controllo. Ma come faccio a salire su questa sala di. Lì è collegato? Sì, ma comunque. Ma cos'è questi. Perché ci sono questi tombini? Ah, si può passare anche qua sotto. No. Per fare poi cosa? Ah. Mannaggia. È qualcosa di non capisco. Forse è da quassù? Ma non credo. In alto mare. Sono in alto mare. Non c'è nessun modo per volare in questo gioco, no? Mi sa che devo trovare una specie di. Di pulsante, un qualcosa che mi faccia. Stiamo andando peggio. Qualcosa che faccia tornare giù il ponte levatoio. Certo che è da scervellarsi in questi giochi. Che non ci arriverei mai lassù. Ho paura di non poterci arrivare lassù. Quindi cosa facciamo?
Vabbè, cercherò di scoprirlo e dopo ve lo dirò, visto che siamo già a 10 minuti di video. Arrivederci a tutti, a una nuova puntata. Mettete mi piace, iscrivetevi, arrivederci.